Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera farò la ricetta della faraona ripiena al forno. Cioè, questa cosa qui sarebbe la faraona? Poverina, sì, è un pochino stortarella perché c'è da pulirla e ancora la devo pulire. Però vi volevo far vedere, insomma, la grandezza più o meno per poi dirvi le quantità del ripieno che dovete utilizzare. Allora, io andrò a utilizzare un vassoio, sono circa 4 etti di macinato di vitellone. Poi metterò 4 salsicce, se avanza, poi lo utilizzerò per un'altra ricetta, quindi comunque faccio questo tipo di ripieno qua. Dicevo, 400 grammi di vitellone, 4 salsicce, un pochino di pan grattato al posto del pane, del pepe, dell'erba cipollina, del parmigiano, del prosciutto cotto grattugiato, delle noci e un pochino di latte per far sì che il ripieno venga più morbido. Anche perché comunque si asciugherà tantissimo perché va al forno. E ovviamente metterò i miei funghi porcini che sono spariti, eccoli qua, l'avevo messo sui fornelli, sono dei funghi porcini secchi, io li ho messi nell'acqua calda, molto calda. E sono circa 2 bustine da 50 grammi l'una. Quelli che si trovano al supermercato. Quelli che si trovano al supermercato, circa 100 grammi di funghi porcini. Adesso io aspetterò che questi funghi vengano reidratati totalmente, dopodiché li toglierò dall'acqua, li strizzerò bene e li farò a pezzettini da mettere dentro al ripieno insieme a tutto il resto. Poi abbiamo qui delle fette di pancetta che sono state tagliate, come dicono qui a Monterotondo, con la marraccia. Allora, volevo sentire, ecco. Non sono state tagliate da noi, molto gentilmente le signore del supermercato lo hanno fatto, e vabbè, e andiamo avanti. E quindi ecco, adesso io prima andrò a pulire la faraona, dopodiché comporrò il ripieno e ci rivediamo poi a cose fatte, va bene? A dopo. Allora, ecco qua, la faraona è spiumata e pulita e il ripieno è pronto. Come vi avevo detto prima, ho messo il macinato, ho messo la salsiccia, ho messo il prosciutto cotto fatto a pezzettini, ho messo i funghi strizzati, quelli che avevo messo a bagno, i funghi porcini, e poi dopo fatti a pezzettini anch'essi, i grigli di noce che si vedono. Ho messo circa un bicchiere di latte e circa 150 grammi di pan grattato, nonché parmigiano e un uovo. Mi ero dimenticata di dirvi, un uovo, cioè praticamente il ripieno è come quello che serve per il polpettone, per capirci, leggermente più morbido, perché comunque dentro alla faraona si andrà ad asciugare. Quindi questo ora, che vediamo qui accanto, è quello avanzato e che andrà per un'altra ricetta? Sicuramente per il polpettone di domani. Perfetto. Allora, adesso andrò a riempirla, spingendo bene in fondo, perché comunque c'è spazio, ce n'è. Se siete bravi potete anche disossarla, ma vi assicuro che è un lavorone. A saperlo ci provavo. Tu? Sì. Mo' mangiamo! Ecco fatto, la voce della verità giù in fondo. Ok, io direi che basta così, perché sennò comunque non si potrà proprio mai più chiudere. E adesso la chiudo con degli stecchini. E intanto c'è il sottofondo di mia nipote che gorgheggia, sentite che spettacolo. Sì, e ci dà le dritte per la ricetta. Amore di nonna, va bene così? Hai controllato bene? Tesoro. Allora, chiudiamo bene bene. L'ultima volta che ho fatto questa cosa sono partiti tutti gli stecchini e l'ho dovuto praticamente per metà buttare. Vabbè, sono le cose che fa a tavola con Silvia.
Ecco qua. Io ho fatto con gli stecchini, volendo potete cucirlo, eh. Ma preferisco gli stecchini perché io così li vedo. E siccome che sono ciecata, adesso andrò a mettere la pancetta. Lei è d'accordo, esatto, eh? Non sì, so sì. Se avete sentito. Così appoggiata sopra? No, adesso la legherò con lo spago. Ah. Sì, comunque sì, appoggiata sopra. In lontananza si avvicina anche a Manfredo. Comunque sì, dicevo, appoggiata sopra, perché comunque così fa. Per fargli una sorta di laccatura. Così tengo anche le zampine. Facciamo un nodino, se riesco, ecco qua. Sicuramente sarà un sughetto spettacolare. Beh, penso di sì. E quanto dovrà stare in forno? In forno, coperta con un foglio di carta argentata, un'ora. E poi, aperta, cioè nel senso senza foglio di carta argentata, un quarto d'ora con il grill. Ecco, facciamo anche il fiocchettino, così. Un'ora a che temperatura? Sempre a 200 gradi, ma con il grill. Ora metto un goccino appena d'olio, giusto per... e poi metterò, non appena se è ben rosolata, continuerò a bagnarla con l'acqua dei funghi che ho messo prima a bagno, ok? Quindi adesso in forno, 200 gradi, per circa un'ora, coperta. Ogni tanto la scoprirò, metterò il succo dei funghi, come vi ho detto, e poi niente. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così per un'ora, poi la scopriamo. A dopo. Eccoci qui, siamo alla prima sfornata. No, in realtà devo mettere del liquido, quindi non stiamo alla prima sfornata, non è passata un'ora. Non è passata un'ora? No. Io ho il tempo, adesso a tavola consiglio, cerca di non bruciarsi. Perché non prendi qualcosina per aprirle? Ecco qua. Voilà. Guardate che spettacolo. Adesso io metterò un goccino di quella... di quel succo di funghi che vi dicevo prima. Già sta cominciando a prendere i colori, sì. E poi la ricoprirò, cioè, sempre cercando di non scottarmi, ma sarà difficilissimo. Infatti sì. E adesso quindi la rimettiamo in forno. Adesso la rimettiamo in forno sempre a 200 gradi in attesa che passi l'intera ora. Esatto, perché per ora è passata solamente mezz'ora. Perfetto, allora, ci vediamo tra mezz'ora. Ci vediamo tra mezz'ora. Eccola qui, è passata un'ora e adesso la rimetto senza il foglio di alluminio in forno a far gratinare, ok, con il grill. È bello già così, eh? Bellissimo. E non è fuoriuscito neanche il ripieno, guardate che brava. Sei proprio brava. Ok, detto questo, l'andiamo a rinfornare, se no stasera non si cena. A dopo. Eccola qui, è pronta. E adesso andrò a mettere un goccino di vino, cioè toglierò la faraona, poi metterò un goccino di vino dentro al sughetto che si è formato e andrò a fare una salsina per poi accompagnarla. Quindi ci vediamo dopo con l'impiattamento. Eccoci qua, abbiamo impiattato, adesso poi dopo ovviamente noi l'andremo ad aprire, a fare a porzioni. E ce la mangeremo, la vostra salute. Dovremo fare questo sforzo.
E niente, questa è la salsa. Come vedete, eccola qui, bella cremosa. Ci ho messo un paio di cucchiaini di farina di riso e il fondo di cottura. È veramente invitante. Grazie. Quindi, niente, ci vediamo alla prossima ricetta. Ci vediamo alla prossima ricetta e seguiteci sempre. Ciao a tutti. Ciao.